Venerdì 29 marzo 2024, casa di quartiere Scipione dal Ferro, manifestazione Lardo ai Giovani. Questo è il nostro pass per entrare. Andiamo a vedere cosa succede lì dentro. Ma ti sei fatto la doccia prima di venire qui? Sì, è un evento importante, ma perché? Che domande sono, scusa? Siamo qua con Zazza, innanzitutto che bello essere qui. Dato che noi siamo comunque professionisti, persone serie, ci siamo attrezzati. Noi siamo abituati a conferenze stampa, pass, press pass, ci siamo attrezzati, dato che qua vedo che nessuno ci dà niente. E quindi ce li siamo creati noi. Ecco qua, uno per voi e uno per noi. Ma è fantastico, grazie, sono onorato. Ma guardate la fattura, 500 grammi, è stupendo, sembra... Complimenti, veramente. Sembra vero. Cosa fai? Faccio il pensionato abusivo, sono un umarello in garanzia. Le battute maschiliste, noi le facciamo ancora, capito? Vedete, notare bene che c'è anche il simbolo di Flash Giovani, questa grande azienda in continua ascesa che fa dei fatturati incredibili. Lardo ai Giovani fu immaginata da me, da Zazza nel 2015 per ricordare in degno modo Frick, che era mancato un anno prima. Cerca di propagare nel mondo questa idea di fare pezzi propri in italiano ironico. Com'è stata l'evoluzione della musica demenziale da quando è iniziata ad oggi? Se parliamo del demenziale, è nato nel 77, ma in realtà anche molto prima, come concezione comica di interpretare le cose, stravolgere la realtà, fare diciamo surrealismo, cose così. Quindi c'era anche da molto prima, andiamo anche a Petrolini se vogliamo. Le persone che realmente praticano queste cose siano pochissime in Europa e ancora meno nel mondo. Noi le abbiamo radunate nel progetto Lardo ai Giovani. Anch'io sono parte di Lardo ai Giovani. Abbiamo già avuto successo che non è un successo commerciale, ma è un successo umanitario. Come viene percepito questo genere tra i giovani oggi? Non va per un cazzo tra i giovani. Perfetto. Voi poteste piangere a questo punto, per favore. In che ruolo siete qua stasera voi invece? Ah, io faccio parte del pubblico. A me piace molto il Lardo ai Giovani perché è un posto da giovani, per i giovani. Sì, io sono il generale Banana e sto ascoltando in cuffia quello che devo dire. Non sono scemo! Che figo! Come ha iniziato questo percorso? Scusa. La prima band l'ho composta nel 1986 e siamo ancora qui. Diciamo che è stata una passione che è nata fin da piccolo. Cosa ci fai qui? Mi ha telefonato Zazza e mi ha detto: il venerdì santo hai degli impegni? Io ho detto no, guarda. E allora ho chiamato anche Davide, che è il mio chitarrista. Che faccio parte del mobilio. Allora, cosa ti aspetti dalla manifestazione di stasera? Mi aspetto un cambiamento radicale della mia vita. Le gag che sono sul palco si uniscono teatro e canzone. Adesso mangio, poi vediamo. Come li vedi i ragazzi che si esibiranno stasera? Per adesso non ho visto tanti ragazzi. Non bisogna chiamarsi ragazzi perché sennò poi hanno ragione ad alzare l'età pensionabile. Ragazze! Però ho visto delle persone molto, molto preparate. Io sono lusingato di essere in questa banda di disperati. Trova Ubaldo. E invece abbiamo Tizio Bononcini, che adesso io gli cedo la parola. Cosa devo dire io? Sì, è presente in categorie emergenti. Noi in realtà stiamo annegando, perché a forza di emergere, boccheggi e anneghi. Sto annegando, ma sono molto felice di annegare in questo dolce... demenziale. Poi sto cliché dei cantautori col cappello, hanno rotto il cazzo. Sentivo odore di lardo, ma sarà un'impressione. Lardo ai Giovani. Andiamo a presentare la serata, questa è una serata Lardo ai Giovani con la presenza di Flash Giovani, il Comune di Bologna. Una serata approssimativa, piena di errori. Non so se i musicisti sono pronti, ovviamente non sono pronti. Questa chiaramente è la mia bellissima valletta Elisa. Riempirà il festival di fulgide citazioni storiche. Viva la figa! Patetico. Oh, andiamo a presentare il primo gruppo. È un gruppo neoformato, due persone di un talento bizzarro. Sono Danny e Zazza. Grazie, grazie. Per quel che riguarda le persone, la gente,
e il cinismo e la rabbia che hanno scaturito questa nostra prima canzone che andremo ad eseguire, dal titolo Non mi piace la gente. Questa è una canzone che parla delle persone, mi fanno tutti schifo, non faccio distinzione, sto distante un metro e mezzo e senza alcuna imposizione, ho una sorta di ribrezzo per la gente più comune, la gente che disprezza è proprio quella più banale, da chi corre nel parco a chi legge il giornale, non sopporto chi si esalta, ma nemmeno chi è pagato fa sempre il finto tonto e chi si dice già imparato. Non mi piace la gente, ha degli interessi ai quali sono indifferente, e non trovo la spinta per fare una canzone travolgente, un pezzo di punta. Non mi piace la gente, sarà anche intelligente mentalmente, io la sento distante e non mi è congeniale parlare dell'amore universale, io sono antisociale. Applausi! Se canto una canzone l'odio è il tema principale, è molto originale ma poco commerciale, sai la gente si spaventa e se non canti in do maggiore e ti dà dell'incompetente e se non parli mai d'amore, se dici apertamente che non segui il loro schema la gente se la tira, si offende, te la mena, me ne fotto ormai so tutto e non mi serve approvazione, ho una sorta di ribrezzo per qualunque relazione. Non mi piace la gente, ha degli interessi ai quali sono indifferente, e non trovo la spinta per fare una canzone travolgente, un pezzo di punta. Non mi piace la gente, sarà anche intelligente mentalmente, io la sento distante, e non mi è congeniale parlare dell'amore universale. Ma solo cazzo! Non mi piace la gente, ha degli interessi ai quali sono indifferente, e non trovo la spinta per fare una canzone travolgente, pezzo di punta. Non mi piace la gente, sarà intelligente mentalmente, io la sento distante, e non mi è congeniale parlare dell'amore universale, io sono antisociale. Grazie! Grazie! Ok, questa canzone era di Odio. La seconda canzone dedicata alle notti bolognesi. Quante notti insonni, tanti giri storti tra gente strana e peggio bar, tante decisioni, troppe le occasioni che lascio scivolare via, e giù un bicchiere pieno di sangria, è già sicuro che tu sarai mia, ma poi vai via, te ne vai via, dammi soltanto qualche minuto che mi rimetto in bolla. Abbi pietà di me, alle tre di notte siamo tutti matti, persi nel bicchiere in qualche bar, cantatori sfatti, quelli maledetti, poco in sintonia con la realtà. Pa 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 ram ba ra ba ra ba pa 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 ram ba ra ba ra ba pa ba ra ba ra pa pa. Ho la testa in fiamme,
e la gola in canne, e occhi appesi per metà. Non ho più illusioni, poche le ambizioni, se deve andare così sia, e c'ho un bicchiere pieno di sangria, ti assicuro che tu sarai mia, ma poi vai via, per te vai via, dammi soltanto qualche minuto, che mi rimetto in bolla, abbi pietà di me. Alle tre di notte siamo tutti matti, persi nel bicchiere in qualche bar, i cantatori sfatti, poeti maledetti, poco in sintonia con la realtà. Pam 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 grazie. Danny, Zazza. E Bombo. Andate a Sanremo. Sì, lui mi ha presentato, prima mi ero dimenticato, io sono Bombo. Non ho altre qualità. Andiamo a presentare un altro gruppo di personaggi di dubbia fama. Sono gli Non ce la faccio. No, davvero, Vito, non ce la faccio. Non mi ricordo neanche le parole, il testo. Rifaccio una poesia. Rifaccio una poesia. Dell'oltre Po Pavese, in mezzo al nebbiolo. Il tempo era un inferno, il cielo era verdicchio, tendente al grigiolino. Mi riparai sotto un pinò e lì incontrai un soave donna fugata con un vestito molto rosè. Non essendo recioto, tutto spumante, le diedi un dolcetto bacio sul bianco collio, che senza spruzzare con la falanghina del dito medio della mano le toccai la barbiera della Bonarda. Subito il mio Merlot, che non era ancora appassito, venne durello, che pareva un cannonao. Ma lei non volle che andassi oltre e mi disse: «Sì, nobile, non primitivo, deluso, nonché raboso e rosso di Borgogna», le dissi: «Chardonnay, ma madame». E con l'amarone in bocca ed un groppello in gola, mi arrangiai da solo e Sauvignon de Brut. One, and two, and one, two, three, four. Non sono un alcolizzato, diciamo che bevo. Non sono un alcolizzato, diciamo che bevo. Il caffè con la grappa al mattino, a pranzo un bicchiere di vino. Il caffè con limoncello, con la sambuca è più bello. Pomeriggio leggo il metro, con un sorso di Montenegro. Mi reco a lavoro alle tre, con lo Jägermeister nel tè. Perché non sono un alcolizzato, diciamo che bevo. Telefono tabacco, chiave e portafoglio. Telefono tabacco, chiave e portafoglio. Telefono tabacco, chiave e portafoglio. Abbiamo potuto maccheggiato, mi ha fregato, mi ha rubato. Oh, mi sono dimenticato proprio tutto. Io cerco proprio tutto, lo cerco dappertutto, non so più dove l'ho messo. E poi dove, io perdo proprio tutto. Lo cerco dappertutto, non so più dove l'ho messo. E poi dove, resto del lavandino, sto pensando al letto, a fianco al comodino. Sto diventando matto, mi agita il racconto il jacuzzi. Accuso te, accuso te, accuso te, sei stato tu. Lo so che sei stato tu. E invece no, e invece no, e invece no. E invece sì, invece sì, invece sì. E invece no, e invece no, e invece no. Sei stato tu. Questo è il prototipo di quello che a noi piace.
Benissimo, ora andiamo a presentare un altro personaggio molto più famoso di noi, un noto ex influencer, una persona che ha plasmato in qualche modo la nostra cultura e addirittura inserito una parola nel nostro vocabolario. Non credo che sarà meglio degli altri, ma sicuramente ha uno smalto diverso. Tu cosa puoi presentarlo tu? Vi presentiamo Masotti! Danilo! Con il gruppo New Ironia. Stasera c'è poca gente della Bassa Italia. Io sono rimasto un po' male. Vediamo se riusciamo a attaccare tutto quanto. Mi chiamo Danilo Masotti, questa è una cover band dei New Ironia. Si chiamano i Joy Division. I Joy Division. Ci sei bene? Non abbiamo mai suonato davanti a così tanta gente, quindi insomma, siamo abbastanza impressionati. Bene, iniziamo questa canzone, è una canzone che parla dei nostri gusti musicali, forse anche dei vostri, si intitola Amo i Pooh. Adoro i Pooh, ascolto i Pooh, mi piace un tot il loro sound, mi piace Red, non invecchia mai, che bravo Red, amo i Pooh. Amo i Pooh. Amo i Pooh. Ehi tu, cappellone, cambia sound, ascolta i Pooh, loro sì, san suonar, altro che i Pearl Jam o Kurt Cobain, ama i Pooh. Anche tu, ama i Pooh. Hey tu, piccola Katy, piccola Katy, piccola, piccola, piccola Katy, piccola Katy, piccola Katy, piccola, piccola, piccola Katy. Bene, questa era Amo i Pooh. Sì, no, si è notata la sottile poesia criptica, incredibilmente difficile da capire, che in altri ambienti si chiama supercazzola, direi. Ora, il prossimo artista, sono obbligato a dirlo per questioni di diritti, è un personaggio particolare, vedrete, si presenta già da solo, potete averlo visto tutti, probabilmente ognuno di voi ha del suo sudore sopra la maglietta per come ha ballato nei primi gruppi.
Tenetevi forte perché è una bomba sexy. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Dottorse e dottore Gingerani. Quanto sono fregno. Quanto sono fregno. Ora vi insegno io come si fa i fregni. Io non ho neanche bisogno degli strumenti. Sono come uno stand-up comedian senza commedia. Perché io sono stronzo! Sono stronzo! Non ti puoi fidar di me. Me la tiro tanto. Buffo, non a caso. Rido e me la canto. Sono un tenero burlone, un capriccio da stanare. Non riesco a stare spento ed inseguo il sentimento. Tenetela per dopo, chiamate l'uso. Tenetela, 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 fatene buon uso. Io continuo a rimanere stupito del fatto che voi siate ancora qui. Non mi ricordo chi è il prossimo artista, devo controllare. Ah, basta, e basta. Bene, abbiamo uno di quei prodotti, di quei locali di cui parlava il primo gruppo, Danny Zazza, un personaggio che si è formato nel cantattorato, nel buio dei locali fumosi. Si è allenato per molti anni, è stato bravo ed è riuscito a diventare quello che è ora. Ora giudicherete voi, io non mi prendo responsabilità di nessun tipo. Gianmarco Basta! Grazie a tutti e bentrovati. Allora, ascolterete una canzone che raramente avrete sentito, proprio i famosi inediti. Volevamo non proporre una canzone che parla dei centri commerciali, anche perché comunque sono cose ampiamente abusate. Certo che se avessimo dedicato una canzone, non so, alla Coop, poteva essere, non so, Robocop alla Coop. Se fosse invece S lunga, non so, Bunga Bunga all'S lunga. Però io mi innamorai della commessa della CRAI e quindi Don Cry la CRAI. Grazie! Profilo destro che è migliore. Sinistro non è pervenuto. 1.000.000 e passa di supermercati sparsi per tutto il pianeta. File di carrelli e davanti all'entrata. Si vedono anche dalla luna le facce di quelli che aspettano il turco, e chissà perché sono tutte uguali, occhi come bombe e appesi alla testa e pronti all'assalto e della cassa promessa. E lei sempre è lei, e che guarda a mezz'aria, e tra le sue mani, e passa tutta Bologna. E dai peperoni ai, ai peperlizia, non si è accorta che io vivo per lei, ma don't cry alla CRAI. Don't cry alla CRAI, che qui c'è sempre e un'offerta si mai in più. Il passeggino che sa di caucciù e prosciuga il bancomat, no che non ci pensi più, che tanto lei non lo saprà mai. E don't cry alla CRAI, e don't cry alla CRAI. Lo stendo con un pugno in faccia, il cane mi salta tra le braccia. Lulu ti amo e GM ti riporterà. Un cane non è mica un Rembrandt. Speriamo che non l'abbia adocchiato un cinese. E in salsa di soldi
soia lo serve al piemontese. Lulu ti amo e GM ti riporterà un'occasione simile, chissà quando che reagriterà, quando avrò finito di truccarti le orecchie. Shurpatru, tora tutte le palanche a me. Buongiorno, ecco il suo cane, ho un po' di fretta, mi dia i soldi. I denti sopra, come da foto, quelli sopra, non quelli sotto. Cose fatte a cazzo. Benissimo. Avete sentito la sua poesia? Era quello. Possiamo giudicarlo? In fondo è un uomo che ha un lavoro, fa l'insegnante, ha un figlio. Non infierrei più di tanto. Ora presenterò un altro artista, un altro che ha avuto la malaugurata idea di fare dei figli. E quindi suonare è diventato una fatica, ma lui ci prova. Ci prova e con grande costanza, Tizio Bononcini and the band. Stai calmo. Allora, io no, ho scritto, cioè casualmente ho scritto una canzone da pochissimo che è una specie di presa di consapevolezza di fallimenti nella mia vita. E questa canzone non ha un titolo e non so neanche se me la ricorderò tutta. Mi ha detto l'altro giorno un'amica di teatro, squadrandomi di sbieco, guardandomi di lato, che sto sbagliando tutto, ma proprio tutto quanto, per quello che concerne il mio abbigliamento. Tu sei fuori palette, brusca sentenziato, con fare inquisitorio e puntandomi anche il dito. In vero, un poco incredulo, le ho richiesto di spiegare che io quella parola col secchiello la uso al mare, perché la palette, no? Il secchiello. L'ho spiegata. Mi dice, ma sei fuori, non sai la tua stagione, così ti spegni il viso, c'avevo già il magone, finché si impietosisce, come per magia spiega, tesoro, è l'armocromia. E questa canzone è dedicata a lui, perché l'uomo macio oggi si sente perso, ce l'hanno tutti con lui, e si sente, quando un uomo macio si sente perso non chiede informazioni, perché il vero uomo mai. Non chiede mai, e quindi cosa fa? Sta lì da solo, si sente perso e sta solo e soffre un sacco, ma non può piangere, perché l'uomo macio non piange mai, e quindi questa canzone, poverino, è dedicata a lui, che possa così mettersi la cuffia e gli occhiali, diciamo, non c'entra un cazzo, ma comunque. Mi dai un po' più di spia di piano? Tutto d'un pezzo che sollazzo, sono un bel uomo macio, non chiedo mai, non piango mai, davvero uomo macio. Faccio la barba con tosta erba, sono virile, rutto la birra, ce l'ho coi gay, non si sa mai che mi si dia del frocio, io sono un uomo macio. Faccio grosso con l'altro sesso, come fa un uomo macio, testosterone, spando dal cuore, un vero uomo macio. Ora dovete cantare con noi, dovete cantare l'inno degli uomini maci. La melodia è facile, quella della nota Sabrina Salerniana e Gio Squillana Memoria, quella di Siamo Donne. Ma dovete cantare Siamo Maci, tipo così. Siamo maci, siamo maci, siamo maci, siamo maci. Grazie, un applauso anche a Luis Scalzolari. Le propose una rana più delle altre, combatteva una sfida canora sulla riva, ma grazie all'effetto acustico del legno lei vinse ed accettata fu nel regno delle rane, carne d'ossa, e per la rana di legno fu la riscossa. Tu sei la rana di legno, poi che non ti manca ingegno, se
saprai reagire con tempestività. Su, non so stare ad incassare, smuoviti da quella ninfa, solleva un amore. Magia, entriamo nel mondo delle fiabe. C'è il motivetto allegro. Cazzo di batterista qui metal di merda. Bene, avete sentito tutti? Vorrei prendermi veramente 30 secondi per fare una riflessione seria, senza dire cazzate. Quest'uomo, questa persona ha un lavoro che lo trattiene 40 ore al giorno, ha due figlie gemelle. Chi per passione fa le cose nonostante tutto quello che la vita ti mette di fronte? Quando uno ha la passione per la musica, questo è il risultato. Vorrei un altro applauso per piacere. Per Tizio Bononcini. Il prossimo gruppo è qualcosa di incredibile, è un connubio tra persone anziane e mentalità giovane. Vi faranno vedere che cos'è, sentire che cos'è la trap, senza che nemmeno loro ne abbiano la più pallida idea. Generale Banana, col suo grandissimo spettacolo. Vi state divertendo, Fran? Sì, va tutto bene. Tra un po' facciamo la trap. Facciamo la trap. La trap? Come non l'avete mai sentita? Allora voglio anticipare al gentile pubblico che questi ragazzi sono fantastici, ma io sono molto anziano, non sto più in piedi, mi viene da cadere. No, non mi toccare! E però non ho... Vai a lavarti subito! E però non ho voce, quindi dopo dovrete accontentarvi di quello che viene. A dopo! Sento che letto sto trap, sto già invecchiando face up, alzami il ritmo un po' fra, a pa 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 pa, scarica l'app, comprati l'app, a pa 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 pa, scarica l'app, comprati l'app, a pa 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 pa. Io i soldi con l'app, sono anni che faccio la trap, e sull'app col mio reggiseno push up, guarda che vita in tuo stop, ma ho già visto tupi in Pornhub. Scarica l'app, comprati l'app, scarica l'app, comprati l'app. Durante le prove sei prima warm up, ma quando sei in gara sei sempre al pit stop. Io vedo la corsa se scarico l'app, mangiando una pizza che ho preso a startup. Se ti dico te stammi un po' up, sei tu che mi dici facciamo bend up, io altro mi scorde. E questa è la base, non c'è la canzone. Non si preoccupi per niente. Io vado al ristorante o you can eat, mi mangio quel che voglio you can eat. Arriva il cameriere o you can eat, mi porta tutto quanto you can eat. Oh you can eat, oh you can eat, mi mangio tutto quanto you can eat. Oh you can eat, oh you can eat, oh, you can eat. Mi mangio quel che voglio you can eat. Riso la cantonese o you can eat, i volti di primavera, gli ucheni, sardini e zuppami, gli ucheni, sashimi molto buono, gli ucheni, viene anche un mio amico, gli ucheni, porta l'altro ragazzo, gli ucheni, si arrabbia se la mangio proprio lì, io me la mangio tutto, gli ucheni. Di zuppa di miso,
Ah, bella Fra. Sono in playback, sentite, no? Si sente? Io stasera ero venuto qua per portare veramente un nuovo artista delle nuove generazioni. Non ero venuto qua per promuovere me, sono stanco, sono già famoso fin oltre Como e zone limitrofe, basta. Io ero venuto qua per portare Avvo, Avvo dai capelli lunghi, non so se lo conoscete, una giovane promessa, io volevo farvi sentire prima il suo pezzo. Avvo, Avvo dai capelli lunghi, guardate, guardate. Però voglio suonare l'ukulele. No, ah, forse no, avrai la chitarra. Oh. Ma è una chitarra. Sì, se, se, vuoi sentire, volete sentire un pezzo di Avvo? Lo volete sentire? Ti faccio d'asta. Ragazzi, silenzio, silenzio. Perché perdere tempo 2 minuti e 50 a scrivere una brutta canzone quando ci puoi mettere 15 secondi? Vicini ragazzi, proviamo a... Cari, dura poco, eh? Io mi vergogno andare in giro a fare i selfie, ma mi faccio i selfie, ma mi faccio i selfie. Io mi vergogno andare in giro a farmi i selfie, ma mi faccio i selfie, ma mi faccio i selfie. Mi faccio i selfie! Avvo! Grazie, grazie. Forse dopo ti chiamo ancora. Allora vi do qualche informazione sul gruppo che sta per suonare. Io queste persone le ho viste vestite da pancetta. Aspettatevi uno spettacolo terrificante. Chi vuole bere è il momento di andare al bar. Quanto hanno fatto schifo quelli prima di noi! Riusciremo a fare più schifo ancora! Invitiamo il trio Perso, tutti quelli che faremo questa sera facendo l'amore, che sono i bambini di merda! Bambini! Bambini in spiaggia, ero buono i coglioni. Bambini in chiesa, sopra stanno serboni. Bambini in treno, a poco tiro il freno. Bambini in aereo, non c'è nessuno il meglio. Bambini al ristorante, bambini al cinema, quando arrivi da bambine. Bambini in questa vita niente, ma quando sono cretini sti cazzo di bambini, meglio non riesco a sonnecchiare, non mi posso concentrare, so le budi prima e budi mai nessuno che ci aiuti, io li combatterò col preservativo da quello vaccinato e con lo spray di spermicida. Il salto dell'acqua KS, non c'è altra soluzione, una fetta di limone, una fetta di limone, nell'utero. Noi vi facciamo il ritornello, voi fate quelli dopo. Abbiamo mangiato polenta, taragna, friarielli, friguelli, cinghiale coperto di trippa, fumante, stracotto con quaglie, della salamella, mangio anche la pelle con palle di pollo, inscattabilmente le gotiche fritte nel lutto del porco. Ma il cavallo no, lasciatelo correre felice. Ma il cavallo no, lasciatelo correre felice. Ai, croppede, dai, provate. Gloppede, gloppede, ai, dai, pure in fondo. Gloppede, gloppede. Sei bellissimo. Lo credi veramente? No, non mi toccare. Come cazzo faccio a cantare senza voce? Voi direte. Mi toccherà aiutarti. Allora ho bisogno. Adesso provo con la prima, col primo pezzo. Se non hai voglia di parlare, non ti posso quasi fare. No. Le calcore del naso, tu ci devi fare caso. Ma sì, voglio solo speculare, speculare, speculare. Non lo posso più negare, io ci godo a speculare. Sì,
cercare di distrarmi, voglio solo scaccolarmi, scaccolarmi, scaccolarmi. Se non hai voglia di parlare, non ti posso avvicinare. No, no, ma le caccole del naso tu ci devi fare caso. Oh sì, oh sì. Voglio solo scaccolarmi. Scusate, una situazione surreale, abbiamo avuto il crollo psicologico del chitarrista che non riesce ad attaccarsi. Siamo dei grandi attori ed era tutto preparato. Non posso farci niente, mi piacciono le sbardine. Esiste e noi lo stiamo dimostrando.